Nessuno ve l'ha detto, ma da alcuni documenti desecretati della CIA riguardo al Desert Storm 1991 sono state già usate queste armi. HAARP si è inserito in pratica con le frequenze particolari, perché il nostro cervello è stato già tutto mappato. Con le frequenze noi possiamo riprodurre addirittura l'effetto chimico dell'LSD, sparando nella giusta proporzione e vibrazionale, noi possiamo ottenere l'effetto chimico in pratica nell'individuo. È già successo nella festa di San Silvestro del 2006 in Germania. Televisione di Berlino hanno sparato questa frequenza, la gente era nel più pieno dell'estasi, vi potete immaginare. Per fortuna negli Stati Uniti, in Germania, ci sono due fisici che hanno apparecchiature di rilevazione del funzionamento HAARP e sono capitati quindi male, perché questi hanno registrato i grafici di funzionamento, hanno registrato che quella era l'equivalente vibrazionale della chimica dell'LSD, hanno fatto un'interrogazione parlamentare e naturalmente il Parlamento è rimasto inorridito. Poi è venuto fuori che due persone della CIA avevano fornito questa frequenza da immettere e da far uscire appunto dalle radio e dalle televisioni. Guardate che cosa può provocare HAARP, ma in maniera proprio minima, e questo è un giochetto da ragazzi. Come vi dicevo prima, l'acqua diventa vapore se la sottopongo a una vibrazione più veloce. Se ne abbasso la velocità, ecco che allora posso far piovere dove mi pare, posso provocare uragani, posso cambiare maremoti, ci arriviamo piano piano, ci riserviamo le cose più forti alla fine, perché almeno non vanno via. Ecco, questo è un effetto di HAARP sulle nubi, in definitiva. Questo è spagnolo, cioè in pratica dice, sapete che la Spagna ha fatto un balzo in avanti democratico lasciandosi l'Italia 100 anni indietro, mentre eravamo noi 100 anni avanti alla Spagna di Franco. Da quando è finita la dittatura franchista, la Spagna ha fatto una progressione geometrica verso la democrazia, l'ha detto Dario Rico prima, c'è la democrazia diretta in Spagna, c'è il referendum propositivo e non solo abrogativo, come in questo paese di sottosviluppati che si chiama Italia, che è un paese del quarto mondo, dove non si fa ricerca, non si fa nulla, si bloccano sempre. Vi posso dire un'altra cosa, allora, un nostro ricercatore che lavora alla Harvard, che è diplomato del conservatorio, si è specializzato in bioingegneria, se n'è dovuto andare dall'Italia e ha inventato una cosa meravigliosa, si chiama il bioscanner, basato sulle risonanze armoniche, riesce a individuare, questo scanner passa sul corpo umano, siccome noi siamo delle sinfonie ambulanti, e lo scanner vi dice dov'è la malattia, che cos'è che non va, non c'è bisogno di... Tra l'altro anche la TAC, vi ricordo che l'ha inventato un medico e non l'ha inventato un ingegnere, anche lui musicista, specializzato appunto in medicina. Che cosa dice questo reporter della flotta russa del nord? Che il terremoto del settimo grado della scala Richter che ha provocato quella devastazione a Haiti, forse è stato il risultato di una prova realizzata dalla Marina degli Stati Uniti per mezzo della sua arma dei terremoti, lo chiama arma dei terremoti è HAARP in definitiva, perché può provocare queste 360 antenne possono provocare terremoti da bisturi. Attenzione che il terremoto di Haiti è molto anomalo, cioè in pratica la parte più povera dell'isola è stata completamente distrutta, la parte più ricca invece a occidente, Santo Domingo, dove c'erano i grandi VIP a danzare, a ballare, a farsi il bagno, non è stata minimamente scalfita.
La sperimentazione degli Stati Uniti, tra l'altro, è stata preceduta, sapete, da una prova, continua questo reporter russo, è stata preceduta da una prova che hanno fatto nella città di Eureka, è al nord della California, al largo di Eureka, al nord della California, hanno fatto un esperimento prima del 12 di gennaio. Circa una quindicina di giorni prima hanno fatto nel fondo del mare una prova provocando con le onde Harp questo terremoto di 6,5 della scala Richter. È stata una prova d'orchestra in definitiva. E che sapete che poi il terremoto di Haiti ha provocato 200.000 morti. Ecco, altro effetto Harp sull'atmosfera. Può generare anche uragani. Basta far cambiare il livello vibrazionale alle correnti d'aria ed ecco che abbiamo, possiamo pilotare in pratica questi uragani che si scagliano da una parte e dall'altra. Voi vi starete chiedendo a che cosa serve quest'arma? È un'arma ricattatoria, sapete, è già stato usato con il Giappone, che sapete è una delle regioni più sismiche, ma è anche una regione che, una nazione che ha più centrali nucleari. Avere dei terremoti in Giappone significa in pratica provocare quasi la distruzione del paese. Questa arma viene usata di nuovo dai poteri forti, vedersi il gruppo Bilderberg o la trilaterale, che sono degli organismi super partes, vi ripeto, questi non hanno né nazione né famiglia, e chi non ha famiglia, deducete voi che cosa sono, figli di. Non badano quindi alle vite umane, al disastro che possono provocare, sono dei veri e propri mostri. Esempio, OGM. L'OGM è molti paesi non vogliono gli OGM perché vengono a distruggere le colture locali. Questa arma può servire per imporre gli OGM a qualsiasi livello, perché sapete che cosa vi dicono a un certo punto? Ah, tu Italia non vuoi gli OGM e io ti faccio succedere un terremoto dopo l'altro. Il terremoto dello Sichuan in Cina vi sembra un caso strano di nuovo o voluto? Un caso che è venuto dal cielo o è venuto da un'altra parte del cielo? Dal momento che sono state rilevate, quello che vi faccio vedere a proposito del terremoto di Haiti e l'attività A contemporanea a quell'evento. Considerato che Harp, allora, questa è una mozione, molti mi hanno chiesto, ma quello che tu racconti sono fandonie, sono frutto di una mente complottista e malata. Allora dico io, come mai c'è una mozione risolutiva del 14 gennaio, se sono panzane, del 1999 del Parlamento Europeo, Commissione Sicurezza e Politica della Difesa? Allora, se Harp non esiste, se Harp non fa tutti questi disastri, come mai c'è un'interrogazione parlamentare del Parlamento Europeo che dice, virgolette, considerato che Harp, in virtù del suo vasto impatto sul medio ambiente, costituisce una preoccupazione mondiale, si sollecita che le sue implicazioni legali, ecologiche ed etiche siano valutate da un organismo internazionale indipendente. La Commissione deplora il rifiuto, attenzione che Washington si è rifiutato, di dare spiegazioni, deplora il rifiuto reiterato dell'amministrazione statunitense nel fornire prove in udienza pubblica. Gli hanno solo detto venite e noi siamo preoccupati, spiegateci, secondo il principio della democrazia diretta, spiegateci che cosa state facendo, se non state facendo nulla i vostri scienziati saranno in grado di convincerci, relativi ai pericoli del programma HAP per il medio ambiente e per il pubblico. Una nuova foto vi ho messo. E poi altre. Perché tutte queste foto? Perché in maniera tale che non si dica che ne esiste qualcuna, magari fotomontata.